vita. Serena? Attenzione! Un altro accento, vediamo questo, vediamo quelli più vicini, guarda quelli di mano. Pranzo di Natale che abbraccia tante persone, tanti nostri amici, un pranzo che guarda al futuro con tanti bambini, con tanti ucraini che abbiamo voluto ospitare perché è il loro primo Natale da profughi, sperando che il prossimo sia un Natale di pace per tutti. Ecco, quante persone si alterneranno qua oggi, insomma? Pensiamo un migliaio tra qui, Spazio Reale, i vari luoghi che raggiungiamo comunque portando il pranzo, quindi sì, con le varie rotazioni e conoscenze. Ecco, la novità di quest'anno è proprio la rotazione, no? Anche qui nella Basilica di San Lorenzo non ci sarà, diciamo,
un turno unico, ma esatto, ci saranno più persone che si alterneranno. Sì, 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 questo è un grande successo per voi. Sì, in modo da poter raggiungere tante persone e in modo che sia accessibile a tutti, ecco. È mancato a causa del Covid questo appuntamento per queste persone? È mancato tanto, per questo hanno aderito tante famiglie, abbiamo invitato tante famiglie con bambini. L'anno scorso lo facemmo perché non volevamo lasciare nessuno da solo, 2 anni fa per strada, l'anno scorso in un tendone a Piazza Santissima Annunziata, però questa è la chiesa che accoglie. La chiesa che accoglie è sempre la presenza del Cardinale Arcivescovo. Esatto, sempre la presenza e ci fa molto piacere, insieme a Don Marco Viola, che è il priore, che dà la disponibilità di fare tutto questo. E tanti volontari anche extra comunità di Sant'Egidio. Sì, tantissime persone che hanno aiutato prima, come vedete anche durante, e anche tante persone che hanno fatto donazioni, perché poi quando arriva Babbo Natale, e a noi ci piace sottolineare che i regali, nonostante che le persone siano tante, sono personali, c'è un nome per ciascuno. Per dire c'è un posto per te, un regalo per te. E l'attività della comunità non è solo per Natale, ma continua tutto l'anno. Certo, cioè questo è un po' l'immagine, l'icona, però sono tutte persone che noi accompagniamo, conosciamo durante l'anno. Sì. Fino al 27 dicembre chiunque può aiutare i pranzi di Natale della comunità di Sant'Egidio, pranzi che raggiungono più di 250.000 persone in tutto il mondo, anche molto in Italia, e basta dal telefono fisso o dal cellulare e fare il 45586 e ciascuno potrà fare una donazione dai 2 ai 5 euro. È un modo molto concreto per partecipare al pranzo di Natale e condividere il Natale con i veri festeggiati. Allora, cosa prevede il menù? Allora, le lasagne con la carne vegetariana, poi abbiamo fatto un polpettone con il contorno di purè, di patate, e poi faremo il panettone, la frutta, noci e fichi secchi, e poi c'è un po' vino, aranciata, Coca-Cola, e tutto, ok? Quanto anni lo conosco? Tanti anni, Buon Natale, Eminenza. Auguri. Grazie a lui. Buon Natale. Thank you.
parte delle nostre tradizioni tutto questo, è proprio il segno che ci ritroviamo sul caso, siamo incamminati in precauzione, ma siamo incamminati verso una situazione più favorevole, mentre resta grave la situazione della povertà, anzi, sembra che sia crescente, almeno sentire la nostra casa, per cui gesti come questi non sono servono per questo tempo, ma servono per un richiamo costante a quello che è il bisogno di altri fratelli che magari oggi festeggiano, non so se domani o domani, non hanno ancora qualcosa da mangiare. Quindi sentiamo un po' di prolungarlo questo Natale. Grazie. Grazie.
possa essere vicino a chi ha qualche difficoltà, possa essere un impegno di ogni giorno, di non lasciarvi mai solo. Questo può essere il Natale per me, di non lasciarvi solo, non solo oggi, ma per tutti i giorni dell'anno. A voi, un buon Natale. Pranzo di Natale che dopo 3 anni fa rivivere di gioia tutta la città, perché i poveri nel loro sorriso ci danno l'energia e la forza per andare avanti e andare avanti nella società il più possibile tutti insieme. Grazie davvero, complimenti. Thank you.
fare una visita in Siria e sì. Mi hanno nominato al Cesto. Sì, sì, sì.
mondiali.
sono italiani questi. Grazie.
nuovi italiani. Noi siamo vecchi italiani e voi siete nuovi italiani. Domande, professoresse, professori. Grazie. È la macchina. Una foto? Una foto, ecco Nino, fate la foto. Allora vediamo anche Libano. Sono
fatalità del parco, grazie. Vieni di signore, nome della mamma e della figlia. Di dove siete voi? Da Lugano. Di casa. E l'energia.